Riccardi si presenta con la coalizione ai cittadini. La strada non è in discesa come in molti vogliono far credere, le elezioni non le abbiamo ancora vinte. Lo ha detto il sindaco uscente Riccardi, candidato nella coalizione 2020, durante la sua presentazione ufficiale di ieri. Non sappiamo quello che abbiamo fatto e quello che faremo per il bene della nostra città. A sostenere Riccardi ben 8 liste, Partito Democratico, Il Bello Viene Ora, noi a Sinistra per la Puglia, UDC, Movimento Est, Iniziativa Democratica per Manfredonia, Cristiani Uniti e Sinistra Unita per il Lavoro. Il progetto è molto interessante. Interessante, ha aggiunto Riccardi, e il centro-sinistra ha tutte le qualità per prevalere. A fianco a Riccardi, il candidato alla presidenza della Puglia per il centro-sinistra Emiliano, che ha confermato che Riccardi è stato e sarà un grande sindaco, uno dei pochi a ricompattare il centro-sinistra dopo le primarie di dicembre. Manfredonia è il faro del centro-sinistra pugliese e non ho mai visto una città così coesa come questa. Poliportone o Schittulli? Io attendo di sapere con certezza quando depositeranno le liste e poi cominceremo la campagna elettorale. Adesso il mio compito è presentare la candidatura di Angelo Riccardi a sindaco di Manfredonia e di continuare questo lavoro durissimo. Abbiamo fatto circa 250.000 chilometri in questi ultimi mesi per conoscere nel dettaglio le realtà di ogni comune e di ogni luogo della Puglia. Speriamo che questo lavoro di istruttoria così approfondito sia utile nel caso in cui vinciamo le elezioni. Sulle liste, a chi dice che le liste civiche sono più forti di quelle del Partito Democratico, della quale è segretario? Tutto il centro-sinistra è importante, non c'è nessuna differenza tra le liste che compongono il centro-sinistra, ovviamente, perché noi siamo una grande famiglia, una grande coalizione, ogni pezzo è rilevante ed importante e tutte insieme compongono la forza di una coalizione. Distinguere non è utile e non è neanche facile perché, come è noto, in molte delle liste del Presidente ci sono anche esponenti del PD che hanno avuto delle difficoltà, diciamo così, impreviste ad entrare nelle liste del PD. Quindi, come deve fare il segretario e il candidato Presidente, noi abbiamo cercato di ritrovare l'armonia e la serenità in tutte le situazioni in cui è stato possibile. A proposito di questo, Clemente si potrebbe candidare nella sua prima lista? No, si candida nella mia lista. D'altra parte non si può, evidentemente, in una situazione così particolare, senza una ragione, diciamo così, lasciar perdere una personalità politica così importante. Devo anche dire che questo recupero mi è stato chiesto dalla segreteria nazionale del partito e quindi io ho anche accolto questo invito della segreteria nazionale a trovare una composizione. L'importante è che alla fine siamo tutti in pace e che si possa fare la campagna elettorale adesso, al di là della composizione delle liste. Per qualcuno questo non è un civismo, ma è un raccoglitore di tante personalità politiche. Va bene, siccome Paolo Campo mi sta guardando da là, non posso rispondere. In verità la campagna elettorale l'abbiamo cominciata da molto tempo, magari sotto traccia, ma la provincia è grande, è larga e c'è bisogno di fare uno sforzo serio per arrivare a tutti i cittadini. Oggi abbiamo inaugurato il comitato elettorale, certo, entriamo nel vivo. Entro fine mese le liste saranno definite di tutti i partiti e il clima, la temperatura salirà, il clima sarà diverso. Io per parte mia l'ho detto, mi propongo di essere eletto, voglio essere rappresentante di questa terra, di questa città. Sono convinto di aver maturato in questi anni le esperienze amministrative e politiche che possono mettermi in grado di dare un contributo, perché di questo si tratta, di dare un contributo a migliorare la situazione. Non bisogna andare dietro agli illusionisti, a quelli che promettono che in pochi mesi o in pochi anni si possa stravolgere il mondo. Le situazioni sono difficili, i problemi sono tanti, alcuni antichi, ma come abbiamo fatto qui a Manfredonia, col contributo di tutti, a poco, col lavoro, con l'impegno, col cuore, con la buona politica, possiamo ottenere risultati importanti. Campo, il suo messaggio è stato, diciamo, chiarissimo: votare il Partito Democratico, perché anche l'alternativa del civismo potrebbe essere solamente un incubatore, il raccoglitore di tante esperienze politiche che hanno trovato, diciamo, casa in un esperimento di civismo, diciamo, un po' riuscito male. Ma no, è riuscito male, non lo so, però guarderemo le liste, ma mi sa tanto che sarà così. Guarderemo le liste quando saranno ufficiali, ma le liste cosiddette civiche sono liste composte da uomini politici navigati.
Dal suo punto di vista la lista del Partito Democratico di Capitanata non è architettata, non è costruita solamente per lei e Raffaele Piemontese? No, io mi sono astenuto dal prendere posizione nel merito della lista, anche perché non spettava a me, non sono il segretario, sono un membro della direzione, ma qualunque cosa avessi detto sarei stato sospetto di interesse. La lista è frutto anche delle discussioni che si sono tenute sul territorio, dell'autonomia dei circoli, a cominciare da quello della città capoluogo, che vanno rispettate. Noi siamo un partito democratico, appunto, in cui si discute e non c'è qualcuno che dall'alto impone o se no ti caccia, come succede nell'altro schieramento. Ma poi la lista ha un'importanza, sì, ma relativa. Noi veicoliamo un simbolo, non una persona. Noi siamo il Partito Democratico, il più grande partito del paese. Noi governiamo il paese e vogliamo governare anche la regione. E poi i candidati hanno una loro importanza sicuramente, e poi non è vero che sono candidati deboli. Magari sono candidati che non hanno già fatto molte altre esperienze nelle istituzioni, ma noi invece sì, ospitiamo nella nostra lista autentici rappresentanti del miglior civismo. Guardate soprattutto le candidature femminili. No, è una bella lista. Campo, lei potrebbe arrivare con Michele Emiliano dopo 10 anni di governo di Nichi Vendola. Cosa conservare e invece cosa semmai accantonare di questa grande esperienza politica? Ma io guardo, ho fatto il sindaco e sono arrivato in una condizione in cui chi mi aveva preceduto aveva fatto molto, così come accadrà a Emiliano rispetto all'esperienza di Vendola. Non bisogna mai buttare nulla, assolutamente. Non bisogna guardare indietro e perdere, attardarsi nel dire cosa ha funzionato o cosa non ha funzionato. Bisogna prendere il meglio e poi dare il meglio di se stessi. Non si butta nulla, nemmeno le esperienze negative, perché da quelle si traggono anche insegnamenti. In bocca al lupo. Grazie. È quello che abbiamo cercato di fare stamattina con Michele Emiliano, che ci ha dato anche spunti importanti, interessanti, di come questa città può avere un ruolo anche in Puglia. E lo abbiamo fatto parlando e dicendo soprattutto quello che è stato fatto in questi anni, parlando e dicendo come pensiamo di affrontare i problemi per i prossimi anni. Un passo avanti rispetto agli altri, certamente, perché abbiamo chiara l'idea di quello che vogliamo fare. Riccardi, in uno scenario cittadino politico molto complicato, dove la campagna elettorale anche falsifica un po' gli argomenti, lei come riattiva il rapporto con i cittadini, come ricomincia a vivere la città in campagna elettorale? Credo che noi abbiamo un'esperienza straordinaria alle spalle, anche qui Michele è stato molto bravo, il passaggio suo è stato decisivo quando mi ha riconosciuto anche un ruolo in questa storia. Noi abbiamo le primarie che sono state straordinariamente legate alla capacità partecipativa con la città. Io devo ripartire da quel percorso, devo rimettere in piedi una relazione con la città che c'è, e anche stamattina la dimostrazione è così partecipata nonostante una giornata così calda. Devo ripartire stringendo mani, ma parlando di cose, di contenuti, e soprattutto facendo capire che in questi anni abbiamo fatto sacrifici e ci siamo impegnati perché la città non cadesse nel buio, nel baratro, abbiamo tenuto i conti in ordine, che non è una cosa che ci sentiamo di dire a cuor leggero, che ci siamo sacrificati, ci sentiamo di dire anche con difficoltà, perché non è stato semplice vedersi tagliare risorse, soldi e tenere la bara dritta. Lo sviluppo occupazionale sicuramente si collega anche all'identità di questo territorio. Dal suo punto di vista, una sola peculiarità, un solo sviluppo e una sola via non è possibile per Manfredonia. Come si riparte anche per dare linfa e vitalità a un tema, quello dell'occupazione, che poi davvero porterà il consenso anche verso i candidati sindaci? Il tema dell'occupazione è un tema cruciale, sarebbe da bugiardi o da ipocriti pensare che dentro il compito dei compiti affidati a un sindaco ci possa stare questo in modo principale. Noi sappiamo che le dinamiche del lavoro sono tali e tante che se non vedono un ruolo prima di tutto del governo nazionale e poi del governo regionale, difficilmente il paese uscirà da questa crisi. Certo, Manfredonia ha molte vocazioni che vanno alimentate, e queste vocazioni vanno alimentate con provvedimenti. Noi, l'ho detto prima, sul piano dell'industria stiamo facendo investimenti sul piano infrastrutturale per 23 milioni, sul piano della cultura abbiamo fatto investimenti per 25 milioni,
dobbiamo mettere in rete un sistema che attraverso l'Ecomuseo riesca a dare nuovi posti di lavoro. Dobbiamo cercare per la nostra parte di fare il nostro dovere, ma se un sindaco si presenta in campagna elettorale e dice alla città che può risolvere il tema dell'occupazione, dice una clamorosa bugia. In conclusione, Magno denuncia, che poi a quanto pare potrebbe essere la vera opposizione di questa tornata elettorale, Magno denuncia un accumularsi, una lobby massificata di poteri oscuri che in qualche modo bloccano il processo di sviluppo di questa città. Lei come risponde? A Magno dovrebbe rispondere di altro, dovrebbe saperlo fare lui. È stato consigliere comunale prima di me ed è fuggito dal consiglio comunale, dovrebbe spiegare questo. Io credo che viva molto di fantasia, diciamo. È una campagna elettorale piena di odio, di rancore, che certamente ha un vissuto tutto personale che deve vedere dentro di sé, nella sua famiglia, rispetto evidentemente a quello che è stato il ruolo suo e quello che voleva essere il suo ruolo. A me dispiace molto che la campagna elettorale si sia spinta così oltre, però evidentemente lo stile è quello, il mio stile è quello di parlare delle cose e di parlare alla gente. Non ho interesse a guardare a nessuno con particolare preoccupazione, né mi pongo il tema di che cosa dicono gli altri. Mi preoccupa cosa dicono gli altri quando invece di parlare di me fanno accenni alla città che sono sconfortanti. Cioè, quando si dice di avere soluzioni e si propina alla città quello che è stato già realizzato, questo è veramente, diciamo, qualcosa che mi fa preoccupare, perché se la proposta politica è praticamente quella che già nei fatti è stata realizzata da questa amministrazione, di che cosa vogliamo parlare? Cioè, parliamo di che cosa? Di demonizzare l'avversario, di dire che questa città è una lobby, che in questa... sono tutte menate, cioè sono tutte cose che non hanno nessun tipo di... Certo, in questo momento storico così particolare, populismo galoppante, clima non certamente semplice, situazione occupazionale difficile, un paese in crisi, chi utilizza questi argomenti ha terreno fertile. Io devo avere la barra dritta sul piano istituzionale, ma il mio stile è sempre lo stesso: parliamo delle questioni, stiamo alle questioni, se abbiamo cose da denunciare facciamo nelle sedi opportune, se abbiamo l'idea che questa città è compromessa perché ci sono relazioni tali che compromettono il suo, diciamo, la sua evoluzione democratica, beh, si fa quello che si fa normalmente, si va dall'autorità preposta, lo si denuncia nero su bianco, si cerca di convincere tutti che siamo su questa strada, il resto sono tutte, diciamo, battaglie di bassissimo profilo. Bagno di folla a Manfredonia in occasione della presentazione del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Gianni Fiore. Obiettivo: cambiare la concezione della politica locale. Abbiamo visto effettivamente il fermento e la voglia di cambiamento in questa città e noi abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo su questo progetto che è poi sfociato nel nostro programma. E abbiamo capito che necessariamente dovevamo scendere per dare una scelta significativa ai cittadini, onde evitare che nuovamente si ritrovassero a dover fingere di scegliere fra due finte fazioni contrapposte. Il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi candidati per la competizione elettorale comunale e ha dettato i punti del programma per il futuro di Manfredonia. Innanzitutto il lavoro, per poter ridare dignità sicuramente ai nostri concittadini e ovviamente per cercare di portare questa città al lustro e allo splendore che merita, visto che vorrei ricordare che è il terzo comune della provincia di Foggia, prima di noi c'è solo Foggia e Cerignola, eppure pare che tutta questa importanza la nostra città negli anni non l'abbia avuta, insomma. L'incontro è stato aperto dal portavoce in Parlamento Giuseppe Labbate, seguito da Luigi Starace in corsa per il Consiglio regionale, e dopo gli interventi dei candidati in lista è stato concluso dall'aspirante sindaco Fiore. Terminata l'esercitazione della protezione civile a Manfredonia e terminata ieri presso l'area mercatale in zona Scaloria del campo operativo di protezione civile organizzato dal servizio della Regione Puglia in accordo con il Comune di Manfredonia nell'ambito della presentazione della nuova colonna mobile regionale con il coinvolgimento dei volontari appartenenti alle associazioni iscritte di 6 coordinamenti provinciali del volontariato. Alla manifestazione della protezione civile circa 600 i volontari giunti a Manfredonia da tutta la Puglia. Per Manfredonia ha partecipato l'associazione PASER. Nel Manfredonia Vadacca concede spazio a chi nel corso del campionato ha giocato meno, nel Potenza invece in campo la squadra migliore con Palumbo e Vaccaro terminali offensivi.
L'obiettivo di Lucani è di arrivare ai play-off come squadra meglio classificata. Il campo dà ragione al Potenza, che crea di più e gioca con più motivazioni del Manfredonia, che ormai da tempo pensa più al futuro che al presente. La prima occasione è dei padroni di casa al 24esimo, gran tiro di Staiano e palla che lambisce il palo, ma a sbloccare il punteggio è il Potenza. De Vita commette fallo in area su Catanese e l'arbitro, bene appostato, concede il calcio di rigore. Dal dischetto Palumbo batte palma e porta in vantaggio i rossoblù. Il Manfredonia non ci sta e tenta la reazione, che si materializza al 40esimo quando Colombaretti, su assist di testa di De Vita, fa 1-1. Anche la ripresa si apre con il Potenza subito alla ricerca del gol. Gol che arriva al 20esimo grazie ad un errore di Palma. Ne approfitta Di Senso, che regala i 3 punti alla sua squadra. Il Potenza, grazie a questo successo, rosicchia 2 punti al Taranto, fermato a San Severo, e spera nella seconda posizione.